Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Parliamo ancora di profumi caldi, gourmand, adatti all'autunno, all'inverno, a questi giorni un pochettino freddi, anche se sono in maglietta. Naturalmente sono in casa, ci sono accesi i riscaldamenti e sto bene anche in maglietta. Non li ho registrati quest'estate i video. Quindi parliamo appunto di questi profumi caldi, coccolosi, gourmand, da portare in inverno, sempre con la nota di nocciola. Prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale Profumizio qua su YouTube. Potete anche seguirmi su Instagram, Profumizio Fabrizio, su TikTok e Vinted, dove mi trovate come Profumizio. Iniziamo il video con il mio profumo preferito, ve l'avevo già fatto vedere, Sucre de Benne di Pierre Guillaume. È un profumo di questa casa francese del 2016. È un vanigliato ambrato unisex che ha queste note che non sono comunque la vera e propria piramide: zucchero, benzoino, note boschive e nocciola. È un profumo molto morbido, molto avvolgente, in cui secondo me il grande protagonista è il benzoino. Infatti c'è anche in altri profumi che comunque mi piace, è questa resina molto ambrata, molto piacevole, e poi accompagnata da questo zucchero caramellato, da questa nota morbida della nocciola. È veramente un profumo molto buono, direi un vanigliato ambrato per eccellenza, uno dei più buoni insomma che abbia sentito. Comunque diciamo è il mio profumo un pochettino firma e senz'altro il primo profumo, ecco, di nicchia che ho acquistato. Molto buono, molto rotondo, molto avvolgente, molto caldo, però l'ho utilizzato anche d'estate, è piacevole comunque anche con le temperature più calde. È un profumo che mi piace molto, se vi capita di provarlo, provate a sentirlo, Sucre de Benne di Pierre Guillaume. Tra l'altro, ecco, questo marchio fa tantissimi profumi, quindi non sempre è facile trovarlo, perché magari alcune profumerie di nicchia lo tengono, però non è detto che ci sia questo, magari ci sono i profumi un pochettino più recenti. Poi un altro profumo molto buono, proprio di qui, Sucre de Benne, che è stata una scoperta di quest'anno, è Youp Homme. Io mi sono avvicinato a questo marchio, Youp, grazie a Stefi del canale Parvana Stefania, che saluto, e Eli del canale Eli Valsecchi, saluto anche lei. Tutte e due mi hanno regalato dei decant di questo dei decant di Le Bain di Youp. Un profumo molto mandorlato, molto avvolgente, che mi è veramente piaciuto tantissimo. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è un profumo da donna, però assolutamente unisex. È proprio un mandorlato molto morbido, come piace a me. Infatti tutte e due, penso non sentendosi, hanno azzeccato appunto la scelta di questo profumo da farmi sentire. Infatti appunto volevo poi comprarlo, ma ho sentito questo e diciamo forse per questo periodo è più adatto, perché lo sento molto invernale, mentre quello è un po' quattro stagioni. Comunque questi profumi non costano tanto, io questo l'avevo pagato, è quello piccolo, il 30 ml, 19,90 €. Anche Le Bain si trova in quel range di prezzo, quindi molto molto accessibile. Questo è un profumo più recente rispetto alle Bain del 2021, un pochettino secondo me ha quel DNA. Le note di testa sono nocciola, cannella e bergamotto. Nel cuore abbiamo iotropio, miele, fiori d'arancio, cardamomo e abete. In base vaniglia, fava tonka, sandalo, cashmeran, musco vegetale e vetiver. Piramide molto ricca, però in questo profumo si sente appunto in apertura
questa bella nocciola, anche lievemente speziata e agrumata grazie alla cannella e al bergamotto. E poi c'è questo cuore molto molto intenso di miele, un miele che però non è assolutamente dolce, questa appunto è anche una fragranza maschile, quindi è un miele molto morbido, molto realistico. È un gran profumo al miele, secondo me, perché io il miele lo sento tanto anche sulla pelle. Questo dura veramente tantissime ore, raccoglie complimenti, anche una bella proiezione. Si sente un pochettino la nota speziata del cardamomo, ma non tantissimo, le spezie secondo me passano in secondo piano, e poi ha questo fondo molto morbido col cashmeran, il sandalo, il muschio, veramente avvolgente, accogliente, che scalda molto insomma in questa stagione. Questi profumi appunto si trovano anche facilmente nei negozi e vi invito insomma, se vi capita, a sentirlo. Veramente molto buono, molto dolce per essere un profumo maschile, infatti mi ha stupito, però quando l'ho sentito appunto mi è piaciuto veramente molto e ho deciso di acquistarlo. Un po' un profumo che sto utilizzando in questa stagione molto volentieri, perché appunto mi dà calore, un abbraccio caldo che ti accompagna tutta la giornata, poi anche appunto molto elegante, molto adatto insomma anche alla vita di tutti i giorni. Sì, potrebbe essere anche un profumo serale per un appuntamento, però insomma a me piace utilizzarlo sempre. È un profumo che mi piace molto, Youp Homme di Youp, veramente una fragranza molto buona, e quindi soprattutto appunto chi ama le fragranze al miele deve assolutamente sentirla. Un pochettino ha le vibes di miele sublime di Acquolina, quindi questo miele molto avvolgente, molto caldo, dolce ma non stucchevole, leggermente speziato, ecco qui ci sono intanto le spezie in più, poi questa ha una grande durata perché appunto questa chiusura col sandalo, il cashmeran, quindi si attaccano proprio alla pelle, molto buono. Questo è Youp Homme. Poi vi parlo di un profumo di nicchia italiano, Maison Taïté. Questa casa fa profumi, diciamo, orientati al gourmand, al caffè, al cacao, alla vaniglia. E appunto ce n'è uno di questi, si chiama Caffè Gourmand, che ha questa nota di nocciola. Una fragranza del 2022, questi sono i campioncini. Le note di testa sono zafferano e latte, le note di cuore sono caffè, nocciola e patchouli, le note di base salvia, vetiver, sandalo e muschio. Questo è un profumo, anche se si chiama Caffè Gourmand, ha sia poco di caffè e poco di gourmand. Si sente questa bella nota di nocciola che è nel cuore e lo zafferano in apertura, e poi diventa un profumo abbastanza fumoso, quasi tabaccoso, quindi la nota del caffè secondo me non è una grandissima protagonista. Ho letto anche altre recensioni e la pensano così, non ha assolutamente una parte dolce, io la parte di latte, appunto di caffè non le sento, si sentono questo zafferano molto intenso, un pochettino metallico, poi la nocciola e poi questo fondo salvia, vetiver, comunque legnoso, sandalo, muschio, quasi fumoso, quasi tabaccoso, incensato. È un profumo particolare, diciamo il nome trae un po' in inganno, anche il patchouli che c'è in piramide non si sente particolarmente. Comunque vabbè, non mi dispiace. Ho notato però che appunto questi spesso questi profumi di Maison
Taite, ho avuto diversi campioncini. Spesso il nome, sono della fragranza, è un po' fuorviante, perché poi appunto uno, se acquista una fragranza che si chiama caffè gourmand, si immagina un'esplosione, insomma, di caffè, di caramello, e qui non è così. Comunque è un profumo interessante, che comunque non so se comprerei, perché quando appunto ho richiesto il campioncino cercavo un caffè gourmand, però senz'altro, se me lo regalassero, è un buon profumo e comunque mi piace per questa nota appunto molto avvolgente della nocciola, che si sente in apertura soprattutto. Poi parliamo di un profumo arabo, questo Love Affection di Lattafa, bellissima anche la confezione, molto curata, con questa apertura tra l'altro anche particolare, se non riesco ad aprirlo. Questo è un profumo che è uscito quest'anno, io l'ho comprato su Wallapop perché ho visto che nei negozi non era ancora disponibile, avevo visto delle recensioni in alcuni canali stranieri, mi aveva ispirato, perché vi leggo le note, capirete: in testa nocciola, pistacchio e cassis, nel cuore gelsomino, lampone e mughetto, sul fondo latte, vaniglia e fava tonka. Quindi ha questa apertura molto morbida, molto avvolgente, di frutta secca, nocciola e pistacchio. Tra l'altro devo dire che qui si sente abbastanza il pistacchio rispetto ad altri profumi che hanno il pistacchio nel nome, qui si sente anche la nocciola, molto piacevole. Io sento meno la parte fruttata, il cassis, il lampone non li sento, almeno non vengono fuori sulla mia pelle. Si sentono il gelsomino e il mughetto, che gli danno rotondità, lo ammorbidiscono, però appunto sono molto cremosi, molto morbidi, quindi non sono un fiorito, diciamo, aggressivo. C'è molta dolcezza, molta morbidezza in questo profumo. E poi il fondo si sente un pochettino questo latte, molto zuccherino, con la vaniglia, la fava tonka, è un fondo vanigliato abbastanza dolce. Questo profumo ha delle grandi performance, perché appunto si sente molto, dura a lungo sulla pelle, un po' come tutti questi profumi di Lattafa. È un profumo unisex, buono. Questi profumi costano intorno ai 25 euro, quindi non hanno dei prezzi altissimi. Se vi piacciono i profumi dolci, un pochettino lattonici, morbidi, molto cremosi, e anche un po' zuccherini, perché questo è zuccherino, questo è senz'altro un profumo da provare. Si chiama Affection Love Eau de Parfum by Lattafa. Concludo con un profumo che vi avevo già fatto vedere, un profumino di Herbolario, di Bottega Verde, di questa collezione invernale dei profumini, Petali di velluto, che appunto ha anche la nota di nocciola. Tra l'altro questo Petali di velluto all'inizio mi piaceva molto, fiori di chiffone, però devo dire che forse il mio preferito di questa ultima collezione è proprio questo, perché indossandolo ha delle buone performance, comunque me lo sento bene addosso. In testa mandarino, arancio e cardamomo, nel cuore gelsomino, eliotropio e nocciola, sul fondo vaniglia, legnambrati e patchouli. Questo profumo ha questa apertura fresca dove si sente molto il mandarino, questo cuore cremoso con il gelsomino, l'eliotropio e la nocciola, appunto questo sentore molto cremoso, molto noccioloso, non è mandorlato, si sente proprio, poi soprattutto su di me questa nota di nocciola viene fuori e mi piace, quello che me lo fa amare e che lo rende un pochettino originale. Poi il fondo è ambrato, vanigliato, c'è anche il patchouli
ma io non lo sento particolarmente, forse gli dà un pochettino più di durata, perché comunque un profumo che ha delle buone performance, dura tutto il giorno, si sente, non è un profumo da grande scia, però si fa sentire ed è piacevole. Questo mi sarebbe piaciuto averlo in un formato un pochettino più grande, e invece vabbè, ci accontentiamo di questo. Io ho molti profumi, quindi non penso di comprarne un altro, anche se è un'edizione limitata, però è un profumo che mi piace. Se vi capita di andare da Bottega Verde, diciamo i profumini che vi consiglio questo inverno sono Petali di Velluto e Fiori di Chiffon, per il mio gusto, perché sono dolci, avvolgenti, adatti a questa stagione, un pochettino anche zuccherini. Bene, con i profumini vi saluto, vi mando un bacio, vi ringrazio, vi aspetto per un prossimo video. Ciao ciao con la manina, alla prossima, ciao!